Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia bisogna saper gioire di qualsiasi buona notizia. Se poi sono addirittura due, meglio ancora, ci danno fiducia nel proseguire la guerra per la libertà dalla schiavitù voluta dall'elite. Possiamo farcela e se continuiamo a perseverare, vinceremo noi. Ci auguriamo sinceramente che ognuno di voi che segue con attenzione il nostro media informativo possa essere tra coloro che arriverà a tagliare il traguardo. È lo scopo del nostro lavoro informativo. Prima ottima notizia, molto importante. La legislazione dell'Unione Europea, necessaria per sostenere un euro digitale, originariamente prevista per essere pubblicata il 28 giugno, è stata sospesa. Le motivazioni? Questioni di privacy e tecniche relative alla valuta digitale della Banca Centrale. Ma anche, se non soprattutto ci auguriamo, una dichiarazione dei ministri delle finanze che mette in discussione la motivazione del piano. La tempistica per il progetto di legge, che dovrebbe essere pubblicato prima di una ferma decisione della Banca Centrale Europea sull'opportunità di emettere la valuta in forma digitale, è cambiata più volte. Ad un certo punto era prevista per maggio. Buon segno. Significa che il progetto di schiavitù del World Economic Forum sta incontrando difficoltà. La Commissione non ha fornito una ragione per il ritardo, né ha dato una nuova data per la pubblicazione. E queste sono altre ottime notizie. I piani sono stati discussi anche dai ministri delle finanze della zona euro in una consueta riunione del giovedì. I ministri hanno sottolineato l'importanza di sviluppare una narrazione convincente e chiara su quale sarebbe il valore aggiunto di questo sviluppo in termini di differenza per l'economia e la vita dei cittadini. Nessuno. Nessun vantaggio. E quindi a che scopo introdurre un euro digitale che il Club di Davos vuole collegare all'ID digitale? Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.